Salve amiche ed amici, provo a fare un video differente, ossia invece di continuare a fare i live streaming con il cellulare, sono riuscito a riutilizzare la mia vecchia filmatrice perché l'ho collegata al televisore. Perché è successo? Ve lo ricordavate o no? Ve l'ho detto, a gennaio del 2018, prima del mio compleanno, quindi il mio compleanno è il 26 gennaio, si è rotto lo schermo per la seconda volta della mia filmatrice Everio Ilarga VC. E quindi Japanese Video Company, e quindi che filma in 720x480, massimo 8,5 megapixel. E allora ho detto vabbè, si è rotta, non la posso più utilizzare. E intanto facciamo un bello zoom, perché per fortuna il comando mi funziona, ma non posso accedere a tutte le funzioni. Sono già 33 minuti che vi parlo, quindi i miei video sono sempre lunghi. Ecco qua. Purtroppo l'illuminazione non è l'ideale, ma come mi ha detto Amleta Bloom, devi cambiare luogo, devi cambiare, non so com'è la definizione tecnica, perché le definizioni si impiegano in inglese. Ma devi cambiare l'intorno, devi cambiare io vedo nello schermo che il colore è un po' freddino, però ecco, non mi va di accendere luci, già ne ho accesa una, vediamo come viene spegnendola. Allora, in questo modo posso registrare, e questo è uno esperimento che faccio collegando la filmatrice al televisore. In pratica vedo se registra o no, poi bisognerà vedere se registrerà nella filmatrice il video, perché io lo vedo nello schermo. Allora, vi ringrazio di seguirmi, questo è un video di prova, quindi parlerò del più e del meno. Ci sono sempre quelle 40-80 persone che mi seguono e io qua mi disoriento, guardo più lo schermo del televisore che non la filmatrice. Ma purtroppo non faccio più visualizzazioni di 40-80 per video, almeno al mese. E quindi a tutti coloro che mi continuano a ripetere: ma perché non fai più video? Ma perché non fai più video? Io ve l'ho detto tante volte, non faccio più video perché non ho tanto tempo. Io dal 2013 al 2015 ne ho fatti tanti di video, ma registrandoli con il cellulare, editandoli nel computer. Il mio Nokia Asha 302, no? Però poi è arrivato il bello di fare delle live, e quindi ho usato poco questa filmatrice, mi si è rotta due volte in 8 anni, e ho iniziato a fare le live, così non gli devo dare edizione al video. Ma se voi non trovate un nuovo video nel mio canale, mi raccomando, per favore guardate tutti i video che ho fatto con anteriorità e commentateli se potete. Poi se vi interessa un argomento in particolare, mettetelo in un commentario e io magari cercherò di trattarlo. Certo, più persone commenteranno i miei video, più persone guarderanno i miei video e più io mi sentirò incentivato a
fare un nuovo video su quell'argomento. Peccato che non riesca a fare una live con la filmatrice, sarebbe veramente bello, però questa filmatrice non è fatta per fare i live. Quindi vi ringrazio a tutte e tutti coloro che mi seguono di sostenermi. E di quale tema del giorno posso trattare? Non so, ho già parlato di Rosso Istria, dei crimini di guerra e per esempio per l'ennesima volta vi consiglio di leggere, che magari non si troverà facilmente, questo libro, Sangue chiama sangue. Di Giorgio Pisanò. Le terrificanti verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire sulla guerra civile in Italia. Tutte le vendette che ci sono state, che non rendono onore a delle rappresaglie su civili inermi. D'altra parte, sangue chiama sangue, quindi tanto si è fatto durante la dittatura, tanto si è fatto anche dopo, e quindi anche gli infoibati, le fosse ardeatine, sono stati tutti dei crimini aberranti di lesa umanità. Qua tolgo che volevo mettergli un supporto, ma avevo messo questo a fare sotto la filmatrice, ma come vedrete, ecco, forse gli dava una prospettiva un po' più alzata, un po' più così, ma vediamo un po' come viene adesso. È un video di prova, un video, tanto ecco, dicevo, forse è meglio così. Sangue chiama sangue, e quello che è successo agli infoibati è stato un orrore che non si può giustificare, come non si può giustificare tutti gli assassinati che sono successi dal dopoguerra in poi, che hanno sfociato negli anni di piombo in Italia, ma è stata tutta una reazione, e quindi nessun crimine, nessun genocidio giustifica un altro genocidio. Perché io ho sentito molte persone, anche mi hanno commentato, mi hanno detto, ma sai com'è, siccome nella ex Jugoslavia sono stati commessi dei crimini da parte dei fascisti, allora Tito e i suoi hanno commesso anche dei crimini. Allora giustifichiamo ogni crimine, non ci sono più i crimini, perché basta che arriva un altro e commette i suoi crimini, perché prima sono stati commessi dei crimini. Allora per me è ingiusto, non è una forma di ragionare. Non si devono commettere dei crimini contro chi ha commesso dei crimini, perché altrimenti si giustifica e si legittima l'omicida, lo stragista, l'assassino. Invece no, se ci sono stati dei crimini commessi da qualcuno, questo qualcuno, ecco, adesso sto provando, forse con il pirulino era meglio, se c'aveva un'altra angolazione,
Però vabbè, non era proprio così tanto orizzontale l'inquadratura. Però dicevo, non si possono giustificare le stragi perpetrate dai fascisti facendo stragi comuniste. Morandino e i suoi partigiani comunisti che obbedivano a lui hanno ammazzato anche i comunisti dissidenti e gli altri partigiani che non erano neanche comunisti o socialisti. C'erano molti partigiani anarchici, repubblicani, democratici cristiani, democratici, eccetera. Allora, perché Morandino voleva installare un regime satellite a quello dell'Unione Sovietica. Molti altri comunisti non volevano questo, sono stati uccisi da Morandino, Morandino o Morandino. E poi sono stati anche uccisi gli altri partigiani che non erano neanche di sinistra, erano dissidenti perché loro volevano liberare l'Italia dal fascismo, ma non volevano passare attraverso le armi a un'esperienza comunista, volevano le libere elezioni. Allora Morandino che fece? Uccise tutti i partigiani dissidenti, tanto all'interno della sua ala comunista, come gli altri comunisti, come gli anarchici, come i socialisti, i socialdemocratici, i democratici, ossia quelli della Democrazia Cristiana, e i repubblicani, i radicali, eccetera. E quindi si hanno commesso dei crimini che non si possono giustificare dicendo no, guardate, si trattava di lottare contro una dittatura. Ma già durante la guerra, che diciamo che i partigiani insorgono in Italia non come nel resto d'Europa come reazione dell'invasione tedesca, ma come reazione al fallimento del fascismo, tanto politico, economico, soprattutto militare, quando le cose iniziano ad andare male, iniziano a esserci delle proteste sempre più armate in Italia, perché quando le cose andavano bene, evidentemente nessuno ci aveva nulla da dire. Allora bisogna mettere i puntini sulle i, essere un po' pignoli, ma la storia, la vera storia, quella che ha valore, è quella che viene raccontata tutta. E non si può giustificare nessun eccidio, mi scuso per la qualità dell'immagine che è mostruosa, ma è uno esperimento che sto facendo. Forse dovrei spendere un po' in luce e rimettere questo mi direte ma così non si vede tanto, e lo so, adesso gli ho dato col zoom 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 zoom, ecco qua, c'è un'inquadratura un po' più, non è tanto ristretta come prima, bello, no? Poi ecco il flash, se n'è andato via il flash, era automatico. Ma come? Mi ha tolto il flash. Vabbè, o che vuoi che ti dica? Mi sto tagliando la capoccia. Ecco. E quindi sono già 14 minuti e 22. Che sto facendo questo video, e niente, vi ho parlato l'altra volta del film e vi ribadisco, tutti gli omicidi, tutti gli assassinati dei quali si parla poco o nulla. Compratevi questo libro, penso che ormai lo si trovi solo usato.
Sangue chiama sangue, che non è un libro di parte, è un libro di Giorgio Pisanò, edizioni Pidola o Pidola. Pensate che costò 2200 lire, capito? 2200 lire. E lo sapete di quando è? È certo che non lo sapete, e ve lo dico io, che neanche io lo so, perché io non è che mi ricordo di queste cose. Il copyright, oh, no, va fuori l'inquadratura. Il copyright è del 62, nel 62, però questa edizione sembra comprata nel 63. Esattamente, ma dopo maggio 63 probabilmente, magari negli anni la seconda metà degli anni 60. In pratica non l'ho comprata io, ma l'ha comprato mio padre questo libro, stampato nel 63, chissà, forse l'avrà comprato. Io sono nato nel 69, forse lui l'ha comprato nella seconda metà degli anni 60 o negli anni 70. E sui fatti che bisogna basare i giudizi, non sulle notizie diffuse dai bollettini della lotta clandestina, dove furono definiti eroici anche gli assassini di Giovanni Gentile, e sulle accuse sostenute in processi dove testimoni falsi si contarono a centinaia. Carlo Silvestri. E quindi questo è un libro fotografico, per quello che costò molto all'epoca. Anche se di foto ne ha poche, perché all'epoca fare un libro fotografico costava. Ma questo lo dico a voi, o giovani, perché in senso stretto il fascismo è stato quello di Benito Mussolini, ma in senso lato il fascismo è tutta ideologia che si pone con la forza, reazionaria e oppressiva. Quindi anche i comunisti erano fascisti. D'altra parte, quali erano le differenze fra i nazionalsocialisti e i comunisti sovietici dell'Unione Sovietica? Nessuna. Lo Stato era la cosa più importante, i cittadini non contavano nulla. Lo Stato era oppressivo, controllava tutto e non c'erano libertà. Poi ci sono persone che mi dicono il contrario, ma io non gli credo, perché c'ho giudizio critico, soprattutto perché mi distrae l'occhio il televisore. E quindi per me i partiti, per così dire, grandi ideologie dell'estrema destra, dell'estrema sinistra, sono regimi totalitari, sono dittature, dittature del proletariato, dittature che detengono la verità assoluta. Qualsiasi persona, individuo o organizzazione va contro questa verità assoluta, è un ostacolo che bisogna eliminare dal cammino, capito? Quindi Tito, i partigiani estremisti in Italia, perché non tutti erano così estremisti, ma la Francia più estremista dei partigiani, i fascisti, i nazionalsocialisti, i franchisti, i falangisti spagnoli, Monsignor Tissu
Ungheria con le croci frecciate, Pol Pot in Cambogia con la Repubblica Popolare di Kampuchea. Sono tutti politici che hanno estremizzato il conflitto fino a dei limiti inaccettabili, antidemocratici, veramente. E in questo modo non si può vivere, non è la democrazia che tutti noi conosciamo e non è la democrazia che volevano imporre nell'Unione Sovietica, nel resto del mondo, perché a parte il fatto che si chiamasse Repubblica Democratica Tedesca, però di democratico ci aveva poco o nulla. Allora io invito tutti quanti a leggere questo libro, tutti quelli che sono interessati a a fare approfondimenti su Rosso Istria. Adesso vi lascio e vi ringrazio di avermi seguito. Ciao.